Se io li prendo non contro l'udito, ma contro la società, cioè ci metto anche la mia faccia davanti, perché magari poi ognuno ha, come posso dire, la propria indole, può risultare più o meno antipatico o simpatico, però poi oggettivamente, cioè, penso sia stata una contestazione alla società e quindi anche alla mia persona. Nel calcio ci sta, insomma. Io ho sempre detto che purché rimangano all'interno di una contestazione civile, come mi sembra sia stato, i tifosi hanno tutto il diritto di contestare, di esprimere le proprie opinioni. Poi io posso non essere d'accordo o essere d'accordo in parte, però questo insomma non rileva. Capisco la delusione assolutamente, perché la sofferenza, io vorrei che anche loro facessero, come dire, mente locale al fatto che la loro sofferenza è anche la nostra e forse è un pochino più la nostra. Però capisco anche che in certi momenti sfogare come posso dire, la propria delusione faccia parte del gioco e in quel caso a Roma diciamo a chi tocca non si ingrugna.